Grazie Marco, grazie. Ma funziona? Sì, tienilo vicino. Giorgio che è di là a fare il test del capello. Allora, fondamentalmente dalle relazioni precedenti abbiamo elencato una serie dunque di problematiche, se vogliamo dire poco risolvibili da noi in maniera individuale, o meglio, quello di cui vi parlerò è un progetto di ricerca e possiamo dire che poi ha ispirato alla fine l'iniziativa di oggi sui centri MIR e quindi l'impianto quindi scientifico che sta dietro ai centri MIR. È un progetto di resilienza, perché alla fine noi dobbiamo, in una situazione di attacco su vari fronti, da sostanze chimiche e stress fisici, difenderci in maniera intelligente con gli strumenti che oggi la scienza ci mette a disposizione. Quindi è un progetto di sostenibilità e di resilienza. Io sono un bel po' di diapositive, però credo che vi piaceranno, cercherò di farle scorrere alcune in maniera molto rapida, anche perché noi cominciamo, così come abbiamo fatto nell'introduzione, a parlare in termini generali. Ora andiamo a definire il perché della fertilità e perché andiamo oltre la fertilità. Che è successo? Sì, perfetto. Non ti devi arrabbiare, no. Luigi. Che devo fare? Dimmi tu. Così? No. Eccolo lì. Questo? Tutto il contrario. È quello a destra? Non devi andare avanti. Oh, vabbè. Vabbè, questo è un po' il quadro nel quale quindi ci muoviamo. Tutto questo ha un impatto sul pianeta e non può avere ovviamente un impatto sulla salute complessiva. E vedete questa diapositiva, questa elaborata dall'ISPRA, abbastanza recente, che fa riferimento a come l'Italia, a differenza delle altre aree del pianeta, subisce maggiormente il riscaldamento globale. Questo ha un effetto, ovviamente, su, in particolare, l'ho messo sotto, sui testicoli, che dovrebbero avere una temperatura di 2,2 gradi al di sotto, ma evidentemente un problema, il calore lo provoca, basta considerare solo la patologia più frequente del maschio, il varicocele, e quindi un qualche impatto sicuramente è dovuto anche al global warming. Queste sono le temperature registrate quest'anno, molti di voi l'avranno sentito per TV, per televisione, dove sembra che ci siano state le temperature più alte negli ultimi 100 anni. Questo è quello che succederà se non poniamo un freno, in particolare nelle aree del sud Europa. Quindi l'impatto dunque del clima. Questo è l'uso, strabuso dunque dei pesticidi nel mondo. E l'Italia non scherza, perché l'Italia, dov'è? Puntatore, ecco, guardate, questa è la Cina, questa è gli Stati Uniti, ma l'Italia, un po' più della Francia, ha il maggior consumo di pesticidi. E l'Italia proprio potrebbe anche farne a meno per le condizioni appunto climatiche che ha. Questo è un lavoro di appena un anno fa, in cui Lancet metteva in risalto il poi c'è stato anche, ci sono stati vari articoli anche su Repubblica, di come in effetti l'inquinamento ambientale e qual è l'impatto che questo ha sulla salute generale. 9 milioni di morti premature, questa, il 16% di tutte le morti globali è dovuto all'inquinamento. Queste sono un po' tutte le sostanze che noi andiamo a rilevare se facciamo una valutazione, un biomonitoraggio umano nel sangue, nelle urine, e che poi lo stiamo vedendo meglio nel liquido seminale, e le vie di passaggio, quindi aerea, alimentare e anche cutanea. L'impatto delle onde elettromagnetiche, i distruttori endocrini, li conoscete. Queste sono tutte le sostanze con le quali abbiamo a che fare, anche in casa ovviamente. Il meccanismo dunque del distruttore endocrino è quello di sostituirsi appunto ai recettori ormonali, oltre che ad agire in maniera epigenetica, quindi non solo è un'interferenza recettoriale, ma un'interferenza anche sull'espressione genica. E fondamentalmente che cosa
oggi si sta cominciando a studiare, da un anno e mezzo. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, da un anno e mezzo sta cominciando a valutare l'effetto cocktail, perché la maggior parte delle sostanze oggi messe sul mercato hanno una valutazione di tipo tossicologico che viene fatta su modelli cellulari o modelli animali, ma fondamentalmente vanno a valutare una singola sostanza e pongono dei limiti. L'insieme delle sostanze, e considerate che in una mela, soprattutto quelle del Trentino, abbiamo fino a 15 pesticidi in un solo frutto, se non pensiamo addirittura, io sono stato recentemente a Conegliano, ecco, i vini di Conegliano, dove fanno il famoso prosecco, c'è tutta una battaglia per far sì che quell'area diventi patrimonio dell'UNESCO, però giustamente molti ambientalisti dicono sì, patrimonio dell'UNESCO di che? Di vini che sono intossicati, tant'è vero che durante ci sono dei periodi in cui vietano il passaggio dei ragazzini lungo questi viali, i vigneti ce li hanno fino a dentro casa, io sono andato a vedere con i miei occhi e difatti ci prendiamo il prosecco, probabilmente il vino più inquinato che c'è oggi quindi presente. Quindi bisogna cominciare a considerare l'insieme delle sostanze, l'effetto cocktail, e oggi da poco stanno studiando appunto come queste quindi sostanze possono avere un effetto sulla salute umana perché hanno un'azione appunto sinergica o addirittura moltiplicatoria. Quindi se una piccola dose è tollerata e rientra nei limiti e quindi ha un effetto, va bene, ma ce ne metti un altro, ce ne metti ancora un altro. Insieme, ovviamente, creano dunque delle condizioni non solo di biacuno, ma appunto di moltiplicazione di effetti, anche perché i pesticidi hanno meccanismi anche dunque diversi d'azione. E fra l'altro nel 2012 già un articolo su questa rivista internazionale metteva in effetti la alterazione a basse dosi delle sostanze, dei disturbi endocrini. Gran parte dei pesticidi sono appunto disturbi endocrini. Poi junk food, queste sono alcune note bibliografiche in riferimento all'impatto che la cattiva alimentazione ha sulla liquido seminale, attività fisica ovviamente. Queste sono invece quello di cui vorremmo parlare alla fine. Bugio non c'è. Ed è una serie, forse sono i lavori più importanti oggi, che fanno riferimento agli effetti transgenerazionali dei contaminanti. C'è anche un lavoro che ho pubblicato qui nel 2016 con il CNR di Pisa, sugli effetti dei contaminanti sulla linea maschile e gli effetti ovviamente sulla progenie. Se voi vedete in queste due diapositive potete rendervene immediatamente conto. Quindi prima della... Io voglio dire solo... Ecco qua. Quindi gli effetti di tutte queste sostanze nel preconcepimento, alterazioni e quindi riduzione della qualità spermatica, fallimento, questi sono gli effetti possibili, fallimento della fertilizzazione, aborti spontanei, oppure se passa poi malattie cronico-degenerative di cui oggi abbiamo parlato anche a partire già nella prima infanzia, ma che poi possono essere trasmesse nella fase adulta e per generazioni. È stato, non ho portato qua la diapositiva, un lavoro molto bello in verità, mi è sfuggito devo dire, un lavoro molto bello fatto sui topi, dove le alterazioni su alcuni quindi contaminanti fatte sui topi arrivavano addirittura fino alla quarta generazione. D'altronde c'è un passo della Bibbia, stava qua sotto ed è saltata praticamente questa diapositiva, dove Dio ti punirà fino alla quarta generazione, l'Esodo. E quindi tutti questi fattori, stili di vita errati, inquinamento, hanno fondamentalmente modificato in maniera quindi drammatica la qualità della salute negli ultimi 70 anni. E i meccanismi di danno li potete trovare in questa bellissima review del 2017 che spiega molto bene come
appunto queste sostanze agiscono sulle cellule, quindi meccanismi genetici, epigenetici in particolare, squilibrio ormonale, induzione dello stress ossidativo, che poi è l'elemento quindi che poi precede i processi infiammatori. Questa è del 2002, vedete un po' gli effetti anche, ovviamente legati a modificazioni socio-economiche, ma vedete che l'Italia è il paese che già nel 2002 aveva il più basso tasso di natalità, insieme un po' alla Spagna. Questo è quello che forse avevi accennato tu in precedenza. 2017, il lavoro dunque di Levin, dove è il più grosso studio metaanalitico al momento, diciamo, pubblicato, il declino della concentrazione di spermatozoi nei paesi occidentali del 59,3%. È nel liquido seminale che abbiamo l'evidenza, lo specchio, diciamo, l'evidenza di quanto l'ambiente, lo stile di vita, cattivi stili di vita e tutto quello che negli ultimi 70 anni, o meglio, questo fa riferimento a una caduta della concentrazione di spermatozoi negli ultimi 38 anni, per la precisione, e quindi come in effetti questo l'ambiente in termini generali incide sulla salute umana. Nel liquido seminale abbiamo questa evidenza. E questo è solo quello che è successo negli ultimi 15 anni nella concentrazione degli spermatozoi nella popolazione cinese, quindi un alto 30%. Siamo al di sotto della soglia della sostituzione, che è 2,1. Questo è i dati Istat del 2015, vedete dal 2008 fino al 2015 il calo del 16% delle nascite. E questo invece, me la faccio vedere tutta, è la situazione a novembre 2017. L'Italia ha un tasso di natalità di 1,26, le italiane. Le straniere 1,97. Questa è la media, diciamo così, d'età a cui si arriva al primo figlio, nelle donne, c'era anche gli uomini, che non vedo, ma potete quindi vedere, fra l'altro, come il 50% delle donne fra i 19 e i 49 anni oggi è senza figli. Questo è un dato che ovviamente ha delle cause strutturali legate a fattori socio-economici, ma comunque c'è, e quindi, ma c'è anche un dato legato alle modificazioni dello stile di vita e dell'ambiente degli ultimi anni. Per cui i fattori socio-economici certamente generano delle disuguaglianze, ma il peso relativo delle cause ambientali sembra addirittura essere quindi prevalente. E prima abbiamo avuto la magistrale lezione dunque di Buggio e ci ha spiegato appunto le motivazioni principali di questo. E quindi questo impone a tutti noi una, diciamo, sollecitazione verso le strutture sanitarie, ma non solo, anzi alla politica, perché c'è necessità assoluta di avviare delle misure preventive che non sono più appunto rimandabili per la salute pubblica delle attuali e delle future generazioni. Questi sono dei lavori. Sì. Una domanda veloce. Stavamo dicendo il 50% delle donne praticamente non ha la gravidanza. Sì. Qua ci sono i dati, vedi, però qua ci sono i dati più dettagliati. Sono andato noi sappiamo che la donna comunque col bagno ormonale rigenera un attimino e aumenta anche quella che potrebbe essere la qualità della vita nel resto degli anni. Secondo te? Non ho capito, scusa. La donna in gravidanza al bagno ormonale, quindi quella rigenerazione data da appunto placenta, tutto il discorso dato dal feto. Quindi se la donna non ha la gravidanza, automaticamente è più soggetta a determinate tipi di malattie o comunque. Sì, perché comunque scarica sul feto. La gran parte dunque delle tossine le elimina in particolare alla prima gravidanza. In qualche modo quello è un momento di detossificazione. Esatto. Anche con la lattazione. Certamente questo ha un effetto non protettivo, quello di non avere figli per lei stessa. Sì, sì, però se questo discorso, se io lavoro bene a livello epigenetico, questa mancanza riesco a mutarla, diciamo, e non portare a una qualità della vita mediocre o comunque all'insorge, non so. Sì, vabbè, poi le modificazioni, diciamo così, indotte nello stile di vita, dall'alimentazione, dopo ne parlerò proprio in maniera. Per capire se effettivamente la mancanza della gravidanza è il primo marker
di verso, diciamo tra virgolette, una qualità della vita non troppo felice nel menopausa. Sì. Comunque questo ne parliamo dopo, perché poi ti faccio vedere. Allora, questa è un po' una carrellata dunque di alcuni degli studi che appunto metto in evidenza dal 96 al 2017 quanto il rapporto ambiente-salute in riferimento all'attività dello studio, dunque la riproduzione, è appunto cresciuto. E questo è uno studio molto interessante del 94, quello famoso, non so se molti, alcuni forse di voi l'hanno visto anche in TV, il lago Apopka in Florida, dove questo lago in lago Apopka in confronto con gli altri laghi, il Griffin e il Jessup, aveva molto contaminato, aveva la presenza solo di coccodrilli femmine. I pochi maschi che c'erano avevano piccoli testicoli, pene piccolo e pochi spermatozoi. Questa è la prima evidenza appunto del 94. Ci sono state una serie di studi successivi che poi hanno portato a una serie di considerazioni che ovviamente si stanno traducendo nello studio dunque degli umani. Queste sono un po' una serie dunque di diapositive che fanno di immagini che fanno vedere alcuni degli studi, io li ho messi così insieme, di quanto in effetti l'esposizione ambientale incide sulla salute riproduttiva, in particolare quindi maschile, e degli studi che finora sono stati fatti, però mi mancava l'ultimo che non ho citato, nell'ultimo anno sono stati fatti altri 4 studi sull'impatto delle onde elettromagnetiche, in effetti 21 su 27 dimostrano come le radiofrequenze hanno incidono in maniera importante sulla fertilità maschile. Questo è invece un altro studio del 2017 di come l'esposizione a interferenti endocrini riduce i livelli di stradiolo, le concentrazioni dell'AMH e quindi un effetto sulla qualità della fertilità femminile. Ancora l'esposizione acuta e cronica a elevate concentrazioni peggiora la risposta ovarica a stimolazione e riduce il numero di embrioni di qualità migliore. Un altro studio, quindi, sempre che fa riferimento all'esposizione ambientale in fase intrauterina, e questi sono gli indicatori di cui parlava appunto Ernesto, sensibili danno sanitario. Quindi l'aborto spontaneo, la morte fetale, il basso peso alla nascita e quindi la nascita pretermine rappresentano degli indicatori estremamente sensibili di danno sanitario da esposizione ambientale. Allora, questo invece è il progetto che è nato dalla Campania, che non so, con la nostra regione, la regione dove io abito proprio in terra di fuochi, ad Acerra, dove c'è fra l'altro il più grosso inceneritore d'Italia, dopo quello di Brescia, è una regione che ha il più alto livello di biodiversità vegetale al mondo. E di fatto abbiamo fatto anche il progetto del ministero di cui parlerò alla fine, proprio Napoli, Brescia, e poi ci abbiamo messo una regione del centro, cioè Val di Sacco e Frosinone, quindi siamo tutti e 3, Acerra, Brescia, Frosinone, quindi abbiamo avuto un finanziamento su questo. Allora, questo è perché ho messo questa diapositiva, che è significativa, perché la situazione è questa qua. In terra di fuori che cosa si è creato? Negli ultimi, diciamo, 10-15 anni, una serie di studi epidemiologici, e sono d'accordo con quanto diceva Ernesto, molto contrastanti fra loro, molto contrastanti. Letture, diciamo così, anche molto ondivaghe. Il ministro della Salute, Lorenzin, qualche anno fa, venne in terra dei fuochi dicendo vabbè, questa maggiore incidenza è perché voi campani fumate troppo, avete cattivi stili di vita e quindi diciamo ecco perché avete le stesse incidenze che ha la città di Brescia. Guarda cosa fanno le sigarette. Fanno le sigarette, guarda quante sigarette ci stanno. E quindi in Campania si è creata una condizione da parte della popolazione di sfiducia totale nei confronti delle istituzioni. Diciamoci le cose come stanno. Chi si è mosso sul territorio sono state le associazioni e in particolare i comitati e la Chiesa. La Chiesa campana, devo dire, che si è mossa bene. In particolare, forse conoscete il famoso parroco Don Patriciello, che diciamo, portava queste foto dunque dei bambini
quindi questa mortalità eccessiva di bambini fatto al giro dunque del mondo, però in ogni caso ha smosso e ha messo in moto un meccanismo di dire ora vogliamo conoscere la verità, ma la verità dalle istituzioni non veniva perché ci propinavano continuamente degli studi epidemiologici, cioè studi di valutazione, quindi statistica, messa a tavolino. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto ora per conoscere la verità andiamo a vedere direttamente che cosa. Andiamo a valutare effettivamente se esiste un rischio biologico maggiore, valutabile attraverso dei bioindicatori affidabili e precoci, e soprattutto andiamo a valutare se esistono delle differenze in termini di bioaccumulo di sostanze tossiche fra chi vive in zone diverse, a diversa pressione ambientale della Campania. E poi la seconda fase, una volta se noi, che si chiama bonifica dell'uomo inquinato, una volta verificato che esiste una differenza in termini di bioaccumulo e di effetti che noi andiamo a valutare, in particolare sul bioindicatore che abbiamo scelto, il liquido seminale, vedere come possiamo modulare l'impatto, quindi adottare delle misure di resilienza, perché come dicevo prima, non c'eri Ernesto, è un progetto di sostenibilità e resilienza, in attesa dei cambiamenti del sistema che si disinquini tutto, almeno noi possiamo adottare delle misure individuali. Quindi superiamo gli strumenti di valutazione epidemiologica che ancora vengono utilizzati, che sono importanti, i registri sono importanti se vengono fatti quindi in tempi giusti, ma sappiamo che i registri di tumori vengono fatti con tempi biblici. Considera che i registri valutano un dato post, noi avevamo invece l'esigenza di fare prevenzione e quindi non aspettare i morti o i malati, no, cominciamo a verificare nei sani se ci sono degli indicatori sensibili o comunque delle spie che ti fanno capire che quel soggetto è in una situazione di pressione. E quindi abbiamo cominciato a considerare appunto gli organi funzionali sentinella più rappresentativi. Qual era appunto l'organo, qual è al nostro giudizio quindi il sistema organo funzionale sentinella più diciamo affidabile? È l'apparato riproduttivo, in particolare maschile per i motivi ovvi di cui poi vi dirò. Quindi abbiamo cominciato a dire facciamo un biomonitoraggio, andiamo a valutare direttamente in questi quindi soggetti che vivono in zona a differente pressione ambientale qual è lo stato di contaminazione e quindi superiamo la valutazione indiretta, andiamo a fare una valutazione diretta dello stato di contaminazione, secondo ovviamente dunque dei criteri. Questo è un articolo. E quindi è nato questo studio in due fasi, valutazione del danno, riparazione, o meglio tentativo dunque di riparazione del danno. Quindi appunto uno studio interdisciplinare di biomonitoraggio umano volto a ottenere una migliore comprensione di quanto appunto l'inquinamento ambientale, le abitudini alimentari, stili di vita incidono sulla salute umana attraverso il sistema sentinella rappresentato dal liquido seminale, che ha questa duplice funzione fondamentalmente. Quindi sentinella è quindi un ottimo sensore della qualità ambientale e un ottimo sensore della salute umana. Questo, diciamo così, l'abbiamo vista in precedenza, questo è quindi già un dato epidemiologico importante, ma perché il liquido seminale? Gran parte degli studi sono stati fatti sugli animali, quindi esponendo appunto a sostanze quindi tossiche e andare a vedere direttamente gli effetti sul liquido seminale, ma in ogni caso la spermatogenesi, a differenza dell'ovogenesi, è dovuta al fatto che la riserva ovarica sia alla nascita e quindi c'è il consumo fino alla menopausa, ma sia alla nascita. Le ovaie sono all'interno, sono diciamo così, quindi più protette, gli spermatozoi invece sono dalla pubertà in poi in continua riproduzione, quindi sono ovviamente più esposti a stress endogeni e esogeni, quindi sono più facilmente accumulano alterazioni, diciamo così, e quindi leggono l'ambiente nel quale si ritrovano. Le cellule spermatiche, a differenza dunque delle cellule uovo, proprio perché hanno un citoplasma più piccolo, sono dotate di minori difese enzimi, quindi difensivi, e
sono la membrana dello spermatozoo, prima ne parlava appunto sull'esame lipidomico, sul lipido seminale, che è estremamente interessante, che stiamo quindi avviando appunto con i centimetri, sono ricchissimi di acidi polinsaturi e sono, diciamo, bersagli elettivi dei radicali liberi dell'ossigeno. In più nel seme, a differenza dunque degli altri comparti, è importante, e stiamo quindi valutando, lo stiamo quindi facendo, e quindi abbiamo quindi dei dati, un ottimo bioaccumulatore di sostanze quindi tossiche, e poi lì direttamente possiamo andare a valutare una serie dunque di esami su queste cellule che hanno delle caratteristiche uniche. Perché un marker di salute, salute generale? Questi sono una serie di studi fino al 2017, c'è un altro pubblicato qualche mese fa che non ho riportato, a luglio per la precisione, fra l'altro proprio da italiani, che mettono quindi in relazione la qualità del liquido seminale con tutta una serie di patologie cronico-degenerative e con l'indice di mortalità. Quindi il liquido seminale rappresenta un ottimo indicatore di salute, predittivo anche per patologie. Gli obiettivi del progetto generale di EcoFund Fertile è quello di andare quindi a valutare, identificando i principali biomarcatori di esposizione di effetto che incidono sulla salute umana nei diversi fluidi biologici, in particolare sul liquido seminale, che rappresenta una chiave ideale di lettura del rapporto ambiente-salute, proporre nuovi modelli di prevenzione che comincino a considerare alcune finestre espositive, che è certamente l'embrio fetale, ma è anche la fase adolescenziale. Lì c'è poca, soprattutto nei maschi, attenzione, non c'è più la visita di leva, non c'è più il medico quindi scolastico, in quella fase si accumulano più facilmente cattivi stili di vita, quindi è una fase estremamente delicata su cui i ragazzi sono completamente abbandonati. L'età adolescenziale dei ragazzi, dunque, italiani, io ho una figlia, molti di voi hanno dei figli, sappiamo quindi questi ragazzi di 17, 18, 19 anni che vita fanno, per cui non esiste un presidio di prevenzione, in particolare quindi nel maschio. E poi ancora, l'altro punto è come gli stili di vita individuali, in particolare l'alimentazione, modulano il bioaccumulo dei contaminanti, e quindi andare a verificare quali sono, quello che stiamo quindi facendo in maniera concreta, operativa, con una filiera che abbiamo appunto anche messo in campo, gli alimenti che hanno una maggiore capacità di detossificazione o riducono gli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute, o addirittura eliminano, bloccano, detossificano direttamente o indirettamente attraverso le attivazioni dei sistemi di detossificazione interna gli inquinanti ambientali. E poi alla fine, e quindi identifica, questo è una prima call che facemmo nella fase ideale, nel 2014, con l'idea che io presenterei al CNR, al professor Nicolais, il quale, devo dire, si mise a disposizione in maniera immediata. Gli piacque l'idea che gli avevo quindi proposto, mi mise a disposizione una serie di istituti del CNR, facemmo una call nel 2014, quindi siamo nella fase proprio iniziale del progetto, sfiorammo l'obiettivo di mezzo punto, però riuscimmo a raccogliere nel giro di pochissimo tempo addirittura 15 partner. Dovemmo fare all'ultimo momento una selezione, ne scartammo 12, alla fine prendemmo quelli che a noi ci sembravano quindi migliori, fra cui questo studio, questi della Repubblica Ceca, che sono, te lo ricorderai, lo studio in Repubblica Ceca è stato il primo studio al mondo che ha verificato appunto le differenze in termini di alterazione del DNA spermatico fra soggetti che vivevano in zone a differente pressione ambientale, questo in Cecoslovacchia, nel 1999. E prendevo il professor Rubes e Sram, che erano stati i primi a fare questi studi ed erano entusiasti di questo studio che stavamo quindi facendo. Comunque non passammo, ma ci stiamo riprovando ancora. Questi sono i criteri di selezione che adottiamo, 18-40 anni, in verità siamo scesi a 18-22 anni, una cosa terribile che stiamo facendo oggi col Ministero, e veramente vi posso assicurare, trovare soggetti non fumatori, non bevitori, non esposti, cioè è una fatica immane, stiamo acchiappando uno ogni 12 ragazzi. E comunque, questi sono i criteri di selezione, perché noi vogliamo trovare soggetti quindi sani e vedere effettivamente il vivere in determinati contesti ambientali, sul fatto di vivere in quelle aree, che tipo di rischio, diciamo, biologico hanno. Questo è tutto quello che noi andiamo a fare
nel liquido seminale di questi soggetti abbiamo inserito anche la saliva, anche il, ovviamente le urine non sono segnate ma ci sono, stiamo facendo anche il campionamento su donne sottoposte a PMA in zona a differente pressione ambientale, poi gli prendiamo il fluido follicolare. In queste donne si sottopongono a PMA in zone diverse. Abbiamo già un centinaio di campioni raccolti, fra la Campania, la Puglia. E questa è tutta la valutazione che faccio, quindi faccio tutto un esame molto completo dei contaminanti e più tutta una serie di una valutazione sui biomarcatori di effetto, da quelli metabolomici, lipidomici, ovviamente valutazioni epigenetiche sul liquido seminale, sugli spermatozoi, sugli leucociti e tutto. E questa è la seconda fase del progetto. Cioè, quali sono i regimi alimentari e quali sono fra questi gli alimenti che hanno la capacità di detossificarci, o meglio di ridurre il bioaccumulo, e quindi adottare appunto quelle misure di resilienza, perché solo questo, solo così possiamo in qualche modo difendere la nostra salute e fare prevenzione per patologie cronico-degenerative. Queste sono la mappa delle zone più inquinate d'Italia. L'Italia è forse il paese in Europa che ha più siti inquinati, e difatti è. Questa è la rete, una rete che abbiamo creato a Bari 2 anni fa, una rete per la salute ambientale fra diversi centri che collaborano quindi al progetto. Queste sono le aree dove noi stiamo attualmente campionando soggetti dai 18 ai 40 anni, anche se abbiamo abbassato l'età. Le prime tre aree sono Brescia, Val di Sacco, Terra dei Fuochi, ma stiamo campionando anche a Taranto, a Gela, a Sassuolo. Quindi mettiamo un'area ad alto e basso impatto ambientale per ogni regione. Questo l'abbiamo presentato 2 anni fa mettendo sul tavolo una serie dunque di ricercatori provenienti da varie parti d'Europa per fare e creare questa rete che da nazionale diventa internazionale. Difatti stiamo campionando da poco anche in Spagna e in Grecia. Quindi la rete comunque si è allargata e siamo per prepararci a una call nel 2019. Questi sono più o meno i partner che lavorano sul progetto nazionale. Un po' il CNR di Pisa, il CNR di Avellino, la sezione epigenetica della Bollati a Milano, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Enea, il professor Spanò, che penso che conosci, Giorgio Leter, Spanò è morto purtroppo 2 anni fa, Leter, l'Enea, poi l'Università di Brescia, Modena, Pisa, Varese, comunque questi sono, e poi siamo già in contatto per avviare un grosso progetto europeo con Spagna, Croazia, l'Università di Salonicco e l'Embryo Clinic della dottoressa Propato, che sta qui con noi dalla Grecia, insieme all'Imperial College, al Ring Hospital. Jorgensen ci ha dato disponibilità appena qualche giorno fa, che è il più grosso ospedale che si occupa di riproduzione al mondo. Loro hanno fatto i primi studi su riproduzione ambiente e si stanno e poi sta la Subrida, il Belgio, il Portogallo già sta dentro e la Francia pure, quindi abbiamo già creato un bel po' di partner per avviarci a, crediamo, a fare un bel progetto europeo. Probabilmente, visto, sì. Noi siamo esposti continuamente a tutta una serie di insulti che inducono poi stress ossidativo. Lo stress ossidativo ha questi effetti sulla perossidazione di membrana lipidica, alterazione del DNA, se non quando viene superato via apoptosi, quindi cellulare. Questo è lo schema con cui i contaminanti alterano appunto la salute umana attraverso questi meccanismi. Per contrastare questi meccanismi abbiamo bisogno di qualcosa di esogeno rappresentato dal mondo vegetale. E quindi tutto quello che fa riferimento, e questi sono i meccanismi con cui in qualche modo noi contrastiamo questa azione prossidante indotta dai contaminanti ambientali. Quindi, come ci ossida, così cerchiamo di, in qualche modo, controbilanciare. Quindi, attraverso la dieta, riusciamo a modulare l'impatto, quindi la condizione di resilienza. Questi sono alcuni dei vegetali che hanno un maggior potere detossificante, in particolare coltivati con sistema biologico, ovviamente, non certamente con quelli che hanno quindi pesticidi. Questa è la nostra vera, il nostro vero obiettivo, di cui oggi abbiamo in qualche maniera parlato. Queste sono alcune note bibliografiche su come in effetti questo tipo dunque di approccio è possibile. Addirittura questo studio qui
in Cina sulla detossificazione da benzene e da altre sostanze tossiche in Cina, ha dato dei grandi risultati, però ci sta tutta una serie, quindi questa è un'immagine per vedere come lo stress ossidativo. Allora, 5 minuti mi prendo qualcosa in più. Allora, questo è il primo studio che abbiamo pubblicato nel 2016, che ci è valso anche il premio come migliore pubblicazione nel 2017, dove per la prima volta abbiamo messo, questo è un altro studio successivo che abbiamo fatto col CNR di Pisa, sulla sempre lo studio invece di telomere, abbiamo messo insieme i due studi, 222 ragazzi, età media intorno ai 28 anni, tutti non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, semplicemente residenti in terra dei fuochi rispetto alla zona dell'Alto Mediosele. Quindi stiamo parlando della stessa regione, a 100 km di distanza, e questi sono i risultati. Un eccesso significativo, sono tutti dati statisticamente significativi, di cromo, ferro, rame, zinco, alluminio, manganese nel seme e nel sangue. Alterazioni della capacità di ossidante che non abbiamo visto nel sangue, ma abbiamo visto nel seme. Riduzione degli enzimi antiossidanti, indice di frammentazione del DNA spermatico significativamente maggiore nei soggetti a terra di fuochi e addirittura allungamento dei telomeri spermatici significativamente più alti in terra dei fuochi rispetto a quelli della zona dell'Alto Mediosele. Non c'erano differenze nei telomeri invece del sangue. Abbiamo fatto poi un'altra piccola pubblicazione dove in effetti, mettendo insieme questi dati, il seme rappresenta un ideale biomarker di esposizione ambientale e più del sangue appare un marker precoce e sensibile di esposizione ambientale e può essere considerato policy makers molto utile per il monitoraggio delle popolazioni esposte a contaminanti ambientali e per avviare, quello che stiamo cercando di fare ora col Ministero, innovativi programmi di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggiore pressione ambientale. Ed in Italia ce ne sono tantissime. Questo è un altro piccolo studio che pure abbiamo pubblicato, in cui abbiamo preso 97 ragazzi della zona della terra di fuochi e abbiamo fatto semplicemente una valutazione retrospettiva e valutando la loro aderenza o meno alla dieta mediterranea. In effetti chi aveva una maggiore aderenza alla dieta mediterranea aveva una migliore morfologia. Quindi in qualche modo la dieta mediterranea può assumere un ruolo modulatorio importante nel contrastare gli effetti negativi di esposizione a contaminanti ambientali. Questo è lo studio che abbiamo fatto e pubblicato nel 2018 qui, mettendo insieme 5 aree d'Italia ad alto impatto ambientale. Abbiamo preso 327 maschi, tutti più o meno alla stessa età, 28 lavoratori all'interno dell'ILVA, 61 residenti di Taranto, Palermo, 70 residenti della terra dei fuochi, 105 residenti dell'area di Salerno. E abbiamo confrontato i valori di numero di spermatozoi, motilità e indice di frammentazione del DNA con i valori del PM10, PM2,5 e benzene. Ovviamente chi lavora all'interno dell'ILVA, guardate che valori hanno, questa è la media. Città di Taranto però, nonostante sia inquinata, ha meno PM10, PM2,5 e benzene rispetto a terra dei fuochi. Cioè, dove stiamo noi, che è un'area di 2 milioni e mezzo di abitanti, non sono 100.000 abitanti come a Taranto, cominciamo a fare queste differenze. Il SIN, che è il sito di interesse nazionale più grande d'Italia, è quello del litorale Domizio Flegreo. 2 milioni e mezzo di abitanti, gli altri sindaci sono Taranto, Gela e sono quelli indicati anche dal Ministero dell'Ambiente e studiati anche col progetto famoso Sentieri, che è uno studio epidemiologico importante che in effetti ha valutato come in queste aree vi è un eccesso di patologie tutte, a partire da quelle infantili, rispetto alle zone dove meno inquinate. Però quello che abbiamo notato in maniera, diciamo così, importante, che la frammentazione del DNA spermatico era l'elemento più sensibile rispetto alla morfologia e alla motilità. Pensavamo, vabbè, il DNA sta bello protetto, ma niente, no, il DNA invece addirittura risulta l'elemento più sensibile all'inquinamento ambientale. E difatti il titolo che abbiamo dato all'articolo è proprio questo qua, sperm DNA fragmentation come sensibile e precoce marker di inquinamento atmosferico.
Questo è un libro che questo è l'ultimo lavoro che abbiamo pubblicato, che ancora devo pubblicizzare, però ti avevo mandato un articolo sul ruolo del liquido seminale per la valutazione di impatto ambientale. Questo è un altro studio che abbiamo fatto e pubblicato da pochissimo, settembre, dove abbiamo visto delle differenze importanti con un altro strumento molto sofisticato di spettroscopia fra proteine di questi soggetti viventi nelle due zone. Cioè noi dove andiamo a prendere? Abbiamo preso questi soggetti, li abbiamo talmente selezionati che vediamo differenze dappertutto. Anche ora stiamo facendo quelle diossine, stiamo facendo altre, cioè stiamo vedendo differenze solo per il fatto che vivono in due zone diverse. Questo è il ruolo sinergico, dunque, che pure abbiamo sull'alfa, la vitamina E con lo stile di vita sulla P53, questo è un altro studio che pure abbiamo pubblicato da poco. Questo è il progetto che stiamo facendo oggi col Ministero della Salute in diverse aree d'Italia, in queste tre aree d'Italia, su 450 ragazzi. In pratica, che cosa quindi facciamo? L'obiettivo è quello della valutazione di marcatori di esposizione di effetto e di danno, poi individuando appunto condizioni reversibili di esposizione a fattori C e poi valutare l'efficacia dei cambiamenti dello stile di vita, in particolare come la dieta sul modello mediterraneo modifica il bioaccumulo di sostanze che vediamo al tempo zero e i biomarcatori di effetto che vediamo sempre al tempo zero. In pratica noi 450 ragazzi non fumatori, non bevitori, e vi posso assicurare ne stiamo acchiappando uno ogni 10, uno ogni 12 in verità, ne abbiamo in due mesi, in verità anche, abbiamo fatto anche presto, ne abbiamo presi 170 al momento, ne abbiamo reclutati, abbiamo iniziato a maggio, considerando l'estate, quindi 170 non sono tanto pochi, dobbiamo arrivare a 450 per almeno per novembre. Alcuni già hanno iniziato la seconda fase, cioè la fase dell'intervento nutrizionale, sono divisi in due, diciamo così, non ci manca una diapositiva, vabbè, in pratica su 450 poi li dividiamo a caso, chi fa l'intervento e chi non fa l'intervento, gli ripetiamo quindi gli stessi esami metabolomici, epigenetici, valutazioni di metalli pesanti e altre quindi sostanze dopo l'intervento nutrizionale. Poi abbiamo aggiunto anche il sistema S-Drive per meglio modulare il tipo di intervento nutrizionale, perché a questi ragazzi gli alimenti glieli abbiamo, in gran parte glieli forniamo noi, con una rete della salute ambientale che abbiamo appunto creato. Ecco, questa è la diapositiva che vi dicevo, quindi c'è un trial clinico randomizzato per dividiamo i ragazzi, questa è la dieta suggerita, e quindi l'obiettivo è quello di ridurre i fattori di rischio ambientale sull'infertilità nelle zone dove maggiore è la pressione quindi ambientale. Questo è il progetto, sto quasi per finire. Queste sono tutte le aziende che partecipano al progetto, quindi è un progetto che ha preso il territorio, sono le aziende che ci stanno venendo a darci una mano, abbiamo anche la catena di biologico più importante d'Italia, la Natura Sì. Ovviamente questi prodotti noi li vendiamo, abbiamo avuto il sostegno di un'azienda che ci fa analisi di, non solo dei pesticidi ma anche dunque di altri contaminanti, e devo dirti che una buona parte di queste aziende biologiche che sono venute anche da Natura Sì erano buoni, qualcuno invece no, diciamo, esiste il bio falso, abbiamo trovato pesticidi e altra robaccia. Abbiamo creato una rete dunque educativa per la salute, stiamo creando appunto un vademecum per la difesa del cittadino dall'inquinamento ambientale. Abbiamo inaugurato il campo eubiotico, quindi in maniera concreta lo stiamo dunque declinando sui ragazzi. Queste sono alcune immagini che faccio scorrere in maniera rapida. Il 5 ottobre abbiamo un altro campo eubiotico, bonifica del luogo inquinato, quindi dove fondamentalmente chiudo ancora. Vabbè, questa è un'altra cosa che stiamo facendo sulla One Health. La Valle della Fertilità, chiudo quasi, è un'area della zona dell'Alto Mediosele, nel Salernitano, dove abbiamo raccolto i ragazzi che hanno, diciamo così, dimostrato di avere una concentrazione di sostanze tossiche minori e di avere una fertilità migliore. Il Comune addirittura ha fatto una delibera per denominare tutta l'area la Valle della Fertilità. Quindi è anche un'operazione di marketing che fa la zona della Valle del Sele, che è una zona fra l'altro bellissima, una zona dove ci sono le zone. Poi questo è un finanziamento che abbiamo avuto sulla parte nutraceutica funzionale. Devo dire che stiamo utilizzando, io personalmente sto utilizzando Cell Food
da circa un anno e devo dire che su alcuni quindi soggetti ho visto, sto vedendo dei risultati fantastici, in particolare sulla riduzione della motilità. Questa lo stiamo utilizzando anche nella disintossicazione in alcuni, ovviamente non nello studio del Ministero. Questo è il prodotto che abbiamo ideato noi per sostenere il progetto Eco Food, Eco Defense, con una serie dunque di sostanze di cui oggi ne parlava anche il professor Biava, quindi oltre ad avere un'azione di rigenerazione, hanno un'azione proprio di disintossicazione attraverso meccanismi diretti e indiretti, anche epigenetici, di modificazione di espressione genica per migliorare, per eliminare le sostanze. Stiamo per avviarci con una unione fra i due prodotti per aumentare. Abbiamo creato tutte queste reti in Italia, l'altra che stiamo creando, la rete imprenditoriale etici per la salute, cioè stiamo cercando imprenditori che in maniera, diciamo così, abbiamo trovato anche dei testimonial che fa poco per... capisco che è stato un po' lungo, però la nostra rivoluzione è cercare di andare oltre la fertilità. Quindi dal liquido seminale, dallo spermatozoo, possiamo quindi veramente ottenere delle informazioni estremamente preziose per salvaguardare la salute delle nuove generazioni e per le cose che diceva Burgio, le future generazioni. Questo è il nostro compito. Ora dobbiamo adottare delle misure di resilienza. Non possiamo attendere i tempi biblici del disinquinamento. Quindi abbiamo gli strumenti a partire dallo stile di vita e dall'alimentazione. Noi lo stiamo concretamente avviando. Grazie. Grazie.